Alla conferenza stampa di questa mattina lei ha portato la testimonianza di tutti e 80 i lavoratori di Cava dei Tirreni. Siete stati riutilizzati, riassorbiti per quelle che sono le mansioni di verde pubblico, servizi cimiteriali, riassorbiti con contratti di indennità, quindi rimborsi, non con vere e proprie assunzioni. Quindi un clima di precariato che vi vede poi coinvolti da anni. E adesso invece? Adesso invece si gioca una battaglia importantissima, che è l'apertura del Ministero volta alla stabilizzazione, forse. C'è una sinergia col comune con una scheda progetto che deve essere presentata martedì, dove si può impiegare personale che ha prestato servizio come lavoratore APU e cercare di cominciare una nuova attività lavorativa per poi essere ricollocato e stabilizzato definitivamente, anche perché c'è una legge, che è la legge 145, la legge di bilancio, che permette questo. In virtù di carenze di organico, penso sia lampante, sia sotto gli occhi di tutti, sia nel verde, sia nella manutenzione, sia nella segnaletica, ma anche negli uffici, anche qui stiamo parlando di una stabilizzazione che la legge permette nelle categorie A e B, okay? Ma nelle categorie C e D ci vuole il concorso. Speriamo che questa battaglia la vinciamo e dobbiamo per forza vincerla. Siete in 80 a Cava dei Tirreni, che cosa significa per voi e per le nostre famiglie? Quindi sono 80 famiglie che devono fare i conti con quello che è un clima di precariato e quindi magari fare progetti è un po' più difficile. Certamente, poi parliamo anche di fasce di età particolari, perché dei 70-80 circa il 75% ha una fascia di età che va dai 50 ai 60 anni, quindi capite benissimo che sono, nel mondo del lavoro sono poco spendibili, purtroppo, mentre l'altra fascia che va dai 40 ai 50 anni ha un titolo di studio tipo diploma, addirittura laurea, come sottoscritto, però ha difficoltà a trovare lavoro, soprattutto anche nel privato, e quindi si è costretti ad emigrare. Visto che io sono di Cava, non voglio emigrare, voglio cercare di stare nella mia città. Assessore, nel corso del suo intervento ha parlato di dignità del lavoro e questi lavoratori cercano dignità, ma soprattutto cercano un confronto diretto. Gli enti sono in crisi, eppure, nonostante la mancanza di risorse, non si riesce a stabilizzare questi lavoratori. Purtroppo sì, non si riesce a stabilizzare per una serie di problematiche politiche, economiche e legislative. C'è una legge di bilancio che al comma 446 prevede questa possibilità, quindi diciamo che il Ministero ha dato un'apertura alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, tra cui gli APU, ma è necessario avere le coperture finanziarie per fare questo. Quindi martedì andremo alla sede del Ministero per cercare di ottenere quelle che sono le necessarie coperture finanziarie per portare avanti una progettualità di questo tipo, tenendo conto che è una cosa che deve socialmente essere portata a termine. È fiducioso dell'incontro di martedì, dell'esito? Sono fiduciosa per carattere, sono anche razionale, nel senso che non credo nei miracoli, però credo in quella che può essere una collaborazione fattiva tra amministrazioni. Non sappiamo quale sarà con precisione l'iter formale da seguire, cioè se noi faremo un progetto e il Ministero lo approverà, oppure se il Ministero darà una progettualità tipo PAC alla quale poi noi dovremo aderire. Per adesso rappresenteremo quelle che possono essere le nostre esigenze, loro rappresenteranno quello che potrebbe essere il loro impegno economico e poi cercheremo di addivenire ad una soluzione anche burocraticamente corretta. Sono dati allarmanti che parlano di fatto di quello che è il progetto APU, cioè 80 ex operai di questa città che sono stati licenziati, che hanno fatto parte del tutto il piano di smantellamento del tessuto industriale di questa città, che in questi anni ha conosciuto soltanto cassa integrazione e disperazione. Emigrazione per tanti giovani che parlano di una città sempre più, che ci fanno parlare di una città sempre più vecchia. Gli 80 lavoratori di questa città, insieme agli altri 2000 lavoratori APU della regione Campania, sono riusciti a rispondere alle porte in faccia la Regione Campania andando fino a Roma al Ministero. Per questo martedì saremo al Ministero del Lavoro per rispondere comunque alle aperture del Ministero che si è dichiarato disponibile ad elargire dei fondi. È necessario che però ognuno faccia la sua parte in questa dinamica e che l'amministrazione comunale rediga appunto un progetto per poter ottenere questi fondi e per poter ottenere la possibilità di stabilizzare questi lavoratori. Un progetto che il Comune riuscirà già a presentare martedì al tavolo del Ministero? Noi lo
lo speriamo vivamente, perché senza la partecipazione dei comuni è possibile che questa catena si blocchi. Invece il gioco di squadra deve essere davvero la nostra forza in questo momento, deve essere, è importante, perché è un'opportunità d'oro per 80 famiglie e centinaia di persone che in questa città hanno bisogno del piatto a tavola quando si torna a casa a pranzo.